perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Cosa sono gli ultravarchi? Come funzionano e dove ci portano? Queste domande sono forse quelle che alimentano il mistero legato a portali apparsi nella regione di Alola che conducono a mondi ignoti. Ma dove si trovano esattamente questi mondi? Sulla questione regna una confusione dovuta all'ossessione compulsiva di Game Freak di ammassare dimensioni appartenenti ad un multiverso del quale si capisce sempre meno, ed oggi proveremo a spiegare la questione nella maniera più chiara possibile. Fino a Pokémon Sole e Pokémon Luna eravamo praticamente certi che questi ultravarchi conducessero a dimensioni parallele alla nostra, quindi con un tempo e con uno spazio a sé stanti ed indeterminati, perciò dunque impossibili da calcolare. Questa nostra convinzione si è però sgretolata con i seguenti titoli, ossia Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Difatti, vagando per l'ultraspazio con Solgaleo e Lunala, sarà possibile giungere in nuovi mondi che, a detta del gioco, distano tot anni luce dal nostro pianeta. Impossibile dunque che questi mondi siano dimensioni alternative, in quanto presentano una distanza, seppur abissale, con il mondo Pokémon e nello specifico con la regione di Alola. Eppure ciò stonerebbe con alcuni particolari, o meglio, a questo punto servirebbe una distinzione netta tra mondi lontani anni luce, ma comunque appartenenti all'universo di Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, e vere e proprie dimensioni alternative. Difatti, ammettere uno non nega automaticamente l'altro. Se gli ultravarchi, come già detto, sono quelli che potrebbero essere, prendendo ovviamente l'espressione con le pinze, dei mondi alieni, non si spiegherebbe come possono esistere due titoli con gli stessi identici personaggi viventi vicende diverse, e perciò possiamo intendere ovviamente Rubino e Zaffiro con i rispettivi remake. In realtà, grazie all'episodio riguardante il Rainbow Rocket in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, ciò viene spiegato brillantemente mostrando non solo come in certi casi esistano diverse dimensioni con stessi personaggi e stesse vicende, ma che addirittura, in altri universi, i team malvagi abbiano vinto, lasciando intendere che, ad esempio, in una terza dimensione nella quale si svolgono le vicende di Kanto, togliendo ovviamente la prima generazione ed il suo remake, Rosso non sia mai nato. Con ciò Nintendo ha, a suo modo, ufficializzato la presenza di dimensioni alternative e parallele al nostro universo, dove le vicende che viviamo in prima persona assumono piaghe differenti. Un esempio di un mondo a sé stante dove spazio e tempo non sono gli stessi del nostro universo e anzi sono totalmente assenti è il mondo distorto, una vera e propria dimensione alternativa che non influenza in nessun modo gli eventi del mondo Pokémon come li conosciamo. Così facendo si va a sgretolare quell'analogia tra ultravarchi e mondo distorto che da Pokémon Sole e Pokémon Luna persisteva tra chi richiedeva insistentemente un remake di quarta generazione. Ma non temete, questi maneggi che Game Freak ha fatto con spazio e tempo sono molto probabilmente sintomo di un riapprocciarsi alla quarta generazione in tempi brevi, e tra poco arriverà anche un video a riguardo. Rimane però un dubbio riguardo agli ultravarchi come mondi alieni. Com'è possibile, di punto in bianco, trovarsi a 1500 anni luce dal pianeta Terra? Prima di tutto urge precisare che l'anno luce non è un'unità di tempo ma di distanza, indica cioè la distanza che impiega la luce a raggiungere un dato posto, nel nostro caso 1500 anni. Se immaginate che la velocità della luce si aggira attorno ai 300 milioni di metri al secondo, potete immaginare la distanza, anzi no, non potete. Esiste però una teoria riguardante lo spazio-tempo, che trasposto nel mondo Pokémon sarebbe l'ultraspazio, secondo il quale questo avrebbe la caratteristica di possedere scorciatoie, dette gallerie gravitazionali, nel nostro caso gli ultravarchi, che permetterebbero di passare da un'estremità all'altra dell'universo senza impiegarci eoni su eoni. Game Freak, dunque, per la creazione dell'ultraspazio, si sarebbe apparentemente ispirata a questa teoria, detta del ponte di Einstein-Rosen, il che renderebbe il tutto ancora più suggestivo e ancora più interessante da un punto di vista concettuale.
Ricapitolando, esistono due tipi di mondi diversi dal nostro. Mondi alieni, raggiungibili tramite ultravarchi e distanti anni luce, seppur presenti nel nostro stesso universo, e dimensioni alternative, come il mondo distorto, totalmente svincolate dalla dimensione nella quale si svolgono gli eventi che viviamo in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, come in qualsiasi altro gioco Pokémon. Ragazzi, che cosa ne pensate di tutto ciò? Fatemi sapere la vostra opinione qui sotto con un commento. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!